Allora, con questo video voglio spiegare come fare a scaricare la versione accademica di Solido, quella 2022-2023, e dunque questa è la pagina che si trova su www.solidos.com/sdk, tutto maiuscolo, anche se comunque lo metterò poi nelle annotazioni del video. E dunque si arriva a questa pagina qua. Dunque qua è il solito nome, cognome, l'email, mettete quella della Cerebotani, ok? E a questo punto poi mettete sono studente, si va qua e mettete studente. Qui selezionate yes, ok? E qua selezionate 2022-2023. Se sbagliate, poi il seriale non funziona, quello che io vi manderò. Ok, dovete scegliere proprio 2022-2023. Poi mi mandate un'email tramite però la vostra email istituzionale, che deve avere cerebotani.it, lo mandate a me sulla mia email istituzionale. E a questo punto io vi darò il seriale, ok? Dunque, una volta che avete scelto, fate request, ok? Andiamo a vedere se facciamo così, Pippo 2. Qui metterete la vostra email istituzionale, in questo io metto una qualsiasi, ok? Vediamo, metto una qualsiasi studente e vado a me request download, ok? Pippo 2, ah, avevo messo sbagliato Rossi, ok? Rossi. A questo punto andiamo, facciamo request download, ok, accetto e continua, ok, a questo punto farò il download del SLDM, vediamo cosa succede, eccolo qua, SolidWorks Setup. Una volta che avete fatto il SolidWorks Setup, lo lanciate, installate SolidWorks e mettete il seriale che nel frattempo io vi avrò mandato tramite email. Fatemi la richiesta di email una volta che avete scaricato questo, mandate l'email. Quando riceverete il seriale da me, farete partire questo solido setup e metterete il seriale. Se non mettete il seriale, la versione dura 30 giorni. Se invece mettete il seriale, durerà un anno dall'attivazione, ok? Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.